Bello a tutti ragazzi, qui è Giovedrealessante e ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui tornati ancora una volta con un nuovo video con l'apertura delle bustine dei calciatori Panini. Come sempre insieme a me c'è Menzo, avremo 15 bustine a testa, quindi 10 in più rispetto agli altri video. E siamo pronti direi subito a partire. 5 in più degli altri video. Sì, 5 a testa, quindi 10 in più. Ah, beh, c'è miseria. Sei avanti. Sì, io qua sono un po' come indietro. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, 3000 mi piace anche per questo video, che teoricamente dovrebbe essere uno degli ultimi, visto che io mi sto avvicinando alla fine della collezione. Quindi sperate per me che ce la faccio a finirlo con queste bustine, diciamo. Sì, io lo spero per te, io invece continuerò ancora per un mesetto, mi sa, prima di finirlo. Quindi. Sì. Io direi che possiamo partire, vado io, abbiamo le bustine gialle in omaggio, quelle lì senza il codice, quindi non abbiamo, cioè non sappiamo se abbiamo vinto o no. Allora, prima della Roma Salah, partiamo subito col botto, subito, però Salah, subito momento. Subito Salah, però ce l'ho già. Poi, tre giocatori dell'Ascoli, squadra che ho finito, tutta la squadra del Milan. Del Genoa abbiamo Lazovic e ultima figurina del Bologna, Umar. Cioè ragazzi, Umar è una persecuzione, l'ho già trovato un miliardo di volte. Me l'avevi già detto anche la scorsa volta. Vado io con la mia prima in omaggio. Vai, buona fortuna, sempre alla ricerca del Gallo Belotti. C'è Sergione Pellissier, brillante, bella questa, questa figurina che mi manca. Tre giocatori dell'Ascoli, poi abbiamo Federico Ricci del Sassuolo, Juraj Kučka del Milan, che si trova veramente, cioè non lo so, è vero, si trova sempre Kučka. Sì. E poi abbiamo Simone Missiroli, sempre del Sassuolo. Vado subito io, facciamo veloci che abbiamo più bustine, quindi andiamo rapidi. Marco Piazza della Juventus, poi abbiamo tre giocatori del Verona, dell'Atalanta abbiamo Andrea Conti, io l'Atalanta l'ho finita, quindi sicuro doppione. Dell'Udinese abbiamo Widmer e del Cagliari abbiamo Marco Storari. Sto andando con la mia bustina omaggio. Se riesco a togliere le figurine da dentro, sono incollate. Cosa sta succedendo? Non vuole che io tiri fuori queste bustine? È Belotti. Oddio, non dirlo. Qui abbiamo la divisa del Pescara, poi abbiamo tre giocatori del Cesena. Chi è qua? Cepitelli del Cagliari, Felipe Anderson, mamma mia, con questa capigliatura imbarazzante. Sì, l'ho vista anche io. Mamma mia, bruttino, devo dire. E poi del Crotone Rosi, che anche lui è uno che si trova come, non lo so. Vado io allora. Abbiamo Juric, un altro che si trova sempre, sempre l'ho trovato Juric, mamma mia. Poi tre del Perugia. Del Bologna abbiamo Federico Di Francesco, dell'Empoli abbiamo Andres Tello e lui mi manca. Ragazzi. Siamo almeno a una figurina trovata. E del Bologna abbiamo Angelo Da Costa. Allora, quattro giocatori dell'Udinese, che ho già anche questa figurina. Tre giocatori del Trapani. Poi abbiamo Francesco Cicciolodi dell'Udinese, Vlad Kirikes del Napoli e poi Panagiotis Taxidis del Cagliari. Ok, vado io con la prossima bustina che ha il codice sopra, quindi potrebbe essere qualcosa di importante. Anche se negli scorsi episodi abbiamo sfatato questo mito. Del Pescara comunque abbiamo Simone Pepe. Tre giocatori del Vicenza, Luigi Sepe del Napoli, e lui mi manca. E manca solo di Gabbia. Mi manca solo Gabbiadini adesso e poi finisco tutto il Napoli. Del Crotone, Ferrari e infine del Torino abbiamo Valdifiori, mamma mia. Il Gallo non vuole uscire. Sei partito forte però. Ti sento carico. Questa è la mia giornata buona. Sento che c'è il Gallo. Sento odore di Gallo qua dentro. Sento odore di Gallo. Ivan Juric del Genoa, l'allenatore ovviamente. Tre giocatori della Salernitana, Antonio Ragusa del Sassuolo, Raffaele Palladino del Crotone e Miguel Veloso del Genoa. Io invece sono partito con una lentezza che mia nonna mi recupererebbe in scatto proprio, mamma mia. Ma poi ti rifai dopo con la botta finale, sono sicuro. Speriamo. Paolo Sosa, allenatore della Fiorentina. Poi tre giocatori del Bari. Del Palermo abbiamo Iaialo, dell'Empoli abbiamo Riccardo Saponara e infine abbiamo tutta la squadra del Cesena. Vado con la mia ultima bustina omaggio. Attenzione perché c'è una... l'ho aperta leggermente e si vede solo la nazionalità italiana, non si vede la squadra. Io spero che sia Belotti, vediamo un po'. No, diciamo di no, è Pavoletti, sì. Triplo giocatore dell'Ascoli. Chi è qua? Juan Iturbe
della Roma. Sammy Khedira, che mi mancava, nonostante tu lo trovi spesso. Io lo trovo sempre io, sì. Lui mi manca. E poi Nainggolan, che ho doppione. Vado io. Va. Prossima bustina. La carta di Felipe Anderson, quella lì speciale. Poi tre giocatori dell'Hellas Verona. Della Lazio abbiamo Cristiano Lombardi, Mattia Destro in versione disegnata, e dell'Atalanta abbiamo Conco. Si va, si comincia adesso con le 10 bustine classiche. Quindi non ho vinto. Lo stemma del Palermo, tre giocatori del Latina, Tonelli, che ho già del Napoli, Emmanuel Badu dell'Udinese e Sebastian De Maio della Fiorentina. Vado io subito con la prossima. Allora, la divisa del Genoa, mi sembra di averla già. Tre giocatori della Pro Vercelli. Del Genoa abbiamo Nichkam, anche lui lo trovo sempre, sempre. Ancora del Genoa abbiamo Gentiletti, e lui forse mi manca, non sono sicuro. E ancora del Genoa abbiamo Mattia Perin. Ma come ancora del Genoa? Tre giocatori del Genoa nella stessa bustina? Eh sì, Gentiletti, Perin e Nichkam. E più la divisa. Oh signora, cosa sta succedendo? Divisa più tre giocatori del Genoa, assurdo. Nuovo record. Non hai vinto Francesco Netotti. Pensa a te. Ci sta, bella. Ci sta. Eh sì, tre giocatori del Cittadella, la squadra del Frosinone, poi c'è Luca Antei del Sassuolo e Vincent Lorini dell'Empoli. Vado io subito con la prossima. La divisa del Sassuolo, poi tre giocatori del Trapani. Della Lazio abbiamo Stefan De Vrij, del Cagliari abbiamo Fabio Pisacane e poi abbiamo ancora diamanti nella versione disegnata, in una vasca da bagno piena di diamanti. Non ho vinto, ancora Joe Hart, mannaggia lui, oh, Joe Hart, quella brillante, non quella normale, quella brillante, sì. Ce l'ho già due volte. Tre giocatori della Salernitana, poi chi abbiamo qua? Simone Scuffet dell'Udinese, pensavo fosse andato via Scuffet, sai? Ma è da un po' che non si sente più, sì. Quando si parlava anche di Atletico Madrid, che aveva rifiutato, poi non ho vinto. È vero. Poi ho trovato uno del Torino, che mi ha fatto ben sperare, ma era Marco Benassi, però mi manca, quindi benvenuto. E sì. Poi Fornasie del Pescara. Allora, lo stemma dell'Ascoli e dell'Avellino. Tre giocatori del Benevento. Tutta quanta la squadra dell'Inter. Del Chievo abbiamo Gennaro Sardo. E infine del Sassuolo Gianluca Pegolo. Mohamed Salah, che vabbè, ormai Salah si trova in ogni pacchetto. E infatti ormai cioè. Tre giocatori del Cittadella. Tutta la squadra del Sassuolo. Chi è qua? Emerson Palmieri della Roma e Luca Rigoni del Genoa. Prossima bustina. Allora, Luciano Spalletti, l'ho visto proprio così, ma è attaccato tipo, eccolo qua. Mamma mia. Sono attaccate queste bustine. Tre giocatori del Cesena. Attenzione, dell'Inter abbiamo Stefan Jovetic. Del Torino abbiamo Aieti. Oh. E infine della Fiorentina abbiamo Sebastian De Maio. Ormai è una questione di principio. Voglio trovarlo, non me lo voglio far inviare dalla Panini. Anche io. Ormai è proprio una questione di principio. Deve uscire. Esatto, deve uscire. Per forza. Debussy. Allora, non hai vinto. Lo stemma della Lazio. Tre giocatori del Pisa. Bastos della Lazio. Totti in piedi, la pagina della Gazzetta. Manca quella dell'Inter. Dove gli avviatanetti alza la Champions, sì. E poi abbiamo Ceccherini, Federico Ceccherini del Crotone. Vado io, prima bustina verde. Non hai vinto, ovviamente. Sono esattamente a 121 volte di fila senza aver vinto. Perché due sei box tutte. Più uno. Eh sì, mamma mia. Luciano Spalletti ancora, della Roma. Ho trovato la bustina prima. Tre giocatori del Novara, tra cui Gianluca Sansone. Del Crotone abbiamo Andrea Barberis. Della Lazio abbiamo Felipe Anderson. Rivediamo la capigliatura incredibile. E della Fiorentina abbiamo Tatarusano. Sì, tipo per esempio Felipe Anderson, invece di fare sta foto con quei capelli, poteva un attimo riconciarsi decentemente, secondo me. Eh sì, ma io ripeto, secondo me loro non la vedono la foto, perché è impossibile. Ci sono certe persone che sono venute malissimo. L'ho visto in un tuo video, Castan è orripilante, perché ha tipo il grigno, tipo così, sì, anche immobile, boh. Non lo so. Non hai vinto Montella, allenatore del Milan. Vincenzone, triplo giocatore del Benevento. Poi abbiamo Niccolò Giannetti del Cagliari. Juan Jesus della Roma.
e Stefano Sorrentino a Canoyer contro l'Inter del Cagliari. L'ha scritto, ovviamente, non è vinto. I due giovani dell'Inter, forse lui loro mi mancavano. Chi c'è? Nyokuri e l'altro Miangue, non lo conosco. Ah, Nyokuri e Miang, ma non ci ha messo Pinamonti, ma com'è possibile? No. Tra l'altro Nyokuri e Miang sono andati tutti e due, perché Miang è andato in prestito al Torino e Nyokuri è andato all'Udinese. Ah, a posto, non lo sapevo. Tre giocatori del Cagliari comunque. Della Roma abbiamo Alessandro Florenzi, anche lui doppione. Abbiamo anche tutta la squadra del Torino, ho trovato Belotti in piccolino. E dell'Empoli abbiamo Alberto Pelagotti. Ci dobbiamo accontentare ormai dei giocatori nella formazione completa, se no non lo troviamo. Altrimenti non si trova. Non hai vinto Trajkovski del Palermo, tre giocatori del Frosinone, João Pedro del Cagliari, la fanart di Bacca che manca, sì. E poi Usai del Napoli. Ci sta. Vado io con la prossima bustina. Ovviamente non hai vinto. Del Palermo abbiamo Trajkovski. Della Ternana abbiamo tre giocatori. Del Cagliari abbiamo João Pedro. Dell'Inter abbiamo Davide Santon. E poi del Napoli abbiamo Isai. Eccolo qua, uscito di nuovo. Sto andando ad aprire, non ho vinto. Andiamo veloci con Perizza. Tre giocatori del Bari. Carlos Embalo, che ho già, mannaggia lui, Marcone Borriello, e poi José Mauri dell'Empoli. Vado io con la prossima, e è una bustina con il codice, quindi qua si può fare la storia. Si può fare la storia. La scritta non è vinto. Poi Goran Pandev del Genova, poi tre giocatori del Bari, del Milan abbiamo Suso, della Juventus abbiamo Khedira, assurdo, e infine tutta la squadra del Benevento, bustina deludente. Storia, non abbiamo cambiato la storia, signore. Non abbiamo fatto nulla, no. Storia la cambiamo con la bustina senza codice, te lo dico io. Non ho vinto la divisa del Milan, tre giocatori della Ternana, Ansaldi dell'Inter, non mi ricordo se ce l'ho già, oddio Baselli del Torino. Siamo oddio, lì, Baselli. Ci stiamo avvicinando. E Nicola Murru del Cagliari. Ok, ultima bustina per me. Non hai vinto, ovviamente. Poi abbiamo dell'Inter Mauro Icardi, tre giocatori della Virtus Entella, della Fiorentina abbiamo Davide Astori, dell'Inter abbiamo Antonio Candreva, e infine del Crotone abbiamo Aleandro Rosi. Candreva e Icardi nella stessa bustina. Sarebbe stato veramente una bustina d'oro questa, se se non li avessi già, sì. Ultima bustina anche per me, raga, un po' di suspense. Partiamo subito con non hai vinto. Della Samp, Ante Budimir, tre giocatori della Virtus Entella, tutta la squadra dell'Ascoli, Mattia Destro del Bologna e ultimo Vasilis Torosidis del Bologna. Mazza, che schifo. Niente da fare. Io non ho trovato molta roba oggi, mi sa. È assurdo, perché tra me e te avremmo avuto circa 120 bustine e Belotti non c'è. Non so come commentare questa cosa, non so veramente come commentarla. È statisticamente, secondo me, impossibile questa cosa. Non può capitare due volte consecutive. Infatti, mamma mia. Speriamo di trovarlo sul mio canale, chi lo sa. Abbiamo altre 30 bustine. Esatto, faremo un altro video che è uscito già in questo momento mentre state vedendo il mio. Lo trovate in descrizione, apriremo altre 30 bustine sperando di trovare Belotti. Comunque, ragazzi, raggiungiamo, mi raccomando, i 3000 mi piace per supportare al massimo questi ultimi episodi delle bustine. Io lascio salutare Menzo, noi ci vediamo con un prossimo video, bella! Va bene ragazzi, spero che questo altro episodio vi sia piaciuto, mi raccomando supportatela come ha già detto Giuse al massimo, e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi!